Bella Orridi! Oggi parliamo di eutanasia, biotestamento e interruzione spontanea della vita. Cosa sono? Sono pratiche accettabili? Come siamo messi nel mondo? Ora dovrei fare una battuta, però non me la sento molto su questi temi, quindi direi di andare... No, vai. Fermo tutto, cazzo! Sigla! Attenzione, il nostro programma affronta le tematiche più serie e interessanti, ma lo fa con un approccio fortemente orientato al black humor e alla comicità di cattivo gusto. Se non vi piace o se siete sensibili, vi invitiamo a cambiare video. Siete ancora qua? Lo sapete la differenza tra una zucchina e un tetraplegico? E se metti a bollire la zucchina, nessuno ti rompe i coglioni! Un saluto da Mattia! Con il termine eutanasia si intende una serie di azioni o di omissioni che procurano anticipatamente la morte di un malato allo scopo di alleviarne le sofferenze. E anche stavolta la definizione Treccani l'abbiamo letta. L'eutanasia è praticata dal medico e si divide in tre categorie. Può essere passiva, quando il medico si astiene dal praticare cure volte a tenere in vita il malato; attiva, quando il medico causa direttamente la morte del malato; attiva volontaria, quando il medico agisce su richiesta esplicita del malato. Vi è poi una casistica simile detta suicidio assistito, in cui è il paziente che in autonomia, seppure assistito dal medico con appositi macchinari, che mette fine alla propria vita. He routed John Cena in the Superdome. Ma sentiamo un po' di storia col cugino ordinato su Wish del divulgatore più hot della televisione italiana, Mattia Angela. Buonasera al pubblico a casa, un salume da Mattia. Il tema del suicidio è sempre stato al centro delle attività dell'uomo. Volevo dire dell'uomo. Pensate che nell'antica Grecia, ad esempio, si pensava che ogni uomo fosse libero di disporre della propria vita come meglio credeva. Tuttavia, allo stesso tempo, nel giuramento di Ippopotamo, Ippocrate, si pensava che il medico non somministrerà ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirà un tale consiglio. Insomma, era un gran casino con opinioni differenti, tutto finché non è arrivato il nostro salvatore Gerry Scotti, intendevo Gesù Cristo. Dall'avvento del cattolicesimo poi invece è cambiato tutto e la vita è sempre stata vista come un dono divino. È un dono divino. Grazie, collega. Ma è solo nel Novecento che abbiamo le novità più interessanti. A partire dagli anni 30 nascono le prime associazioni che indagano il diritto alla morte in relazione alla qualità della vita. E poi arriviamo ai giorni nostri, con l'introduzione dei concetti di consenso informato e di biotestamento, ovvero la presa di coscienza da parte del paziente circa le proprie cure, tramite il quale è stato riconosciuto il diritto del paziente di dire la sua sulla propria vita. Bene, abbiamo visto la definizione e un po' di storia. Ma come siamo messi nel mondo? Ad oggi l'eutanasia vera e propria è legale nel mondo in solo 9 paesi. I primi a farlo furono i Paesi Bassi nel 2001, poi a seguire si sono aggiunti Belgio, Canada, Colombia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Svizzera e per ultimi Spagna e Portogallo, che l'hanno approvata pochi giorni fa. Se consideriamo poi anche il suicidio assistito, ci aggiungiamo Cina, Germania ed alcuni stati degli Stati Uniti. Sì, ho fatto comparire le bandiere sulla grata così potevo leggere l'elenco senza sbagliare. Sono proprio furbo. In molti altri paesi, in Europa o nel mondo, abbiamo poi diverse forme di eutanasia passiva oppure casi molto particolari in cui si può applicare l'eutanasia. Si sta spargendo un po' macchia di leopardo, insomma. Ma indovinate quale paese è tra i più arretrati in materia? Ci torniamo dopo. Naturalmente è un tema al centro di molti dibattiti. Ci sono paesi iperpermissivi, come l'Olanda, che conta 6.000 casi di eutanasia all'anno, ovvero il 4% di tutte le morti nel paese, anche se 9 su 10 sono su malati terminali, e paesi un pelino più conservativi, come la Polonia, dove recentemente l'aborto è stato paragonato all'eutanasia.
e sono certo che non fosse un complimento. In Olanda poi l'eutanasia si estenderà persino ai minori di 12 anni e ai dementi. E io vorrei estenderla anche a quei bastardi al mercato di Amsterdam che ti vendono i bulbi di tulipano. Sono stato 3 ore a selezionare tutti i vari colori e forme, li ho piantati ed erano tutti rossi. Tutti rossi! Insomma, è un tema su cui ci si spacca parecchio, con diversi casi che periodicamente cicciano fuori e che spaccano l'opinione pubblica in due. Ma in fondo lo so che non ve ne frega una bega di cosa fanno gli altri. Come siamo messi in Italia? Ma ragazzi, ma abbiamo fatto il solito casino all'italiana! Ufficialmente nel 2018 è stato introdotto il testamento biologico, una norma che permette di scegliere in anticipo a quali scelte terapeutiche e trattamenti sanitari dare il proprio consenso nel caso di una futura incapacità a decidere o a comunicare. Quindi di fatto è possibile lasciarsi morire lentamente. A fuoco lento, diciamo. L'eutanasia è invece ufficialmente illegale, il che la rende paragonabile all'omicidio. E sì che ci abbiamo provato, eh? È dal 2016 che ne discutono per fare una legge in Parlamento, ma non si sono ancora messi d'accordo. E quindi ci sono un po' di zone grigie. Ad esempio, la recente sentenza che ha scagionato Marco Cappato e Mina Welby, due attivisti che hanno aiutato due malati terminali a far visita a San Pietro. La sentenza ha stabilito che l'assistenza al suicidio non è punibile, ma ancora una volta, in assenza di una legge, sono stati i giudici a doverlo decidere. E quindi un attimo, eh? Ora sei fuori? Ora sei dentro, ora sei fuori, ora sei dentro, fuori, dentro, fuori, dentro. Insomma, la discussione è ancora aperta, ma vediamo quali squadre sono in campo in questa lotta all'ultimo sangue. Forse battuta un po' infelice. Le principali argomentazioni sono sul piano etico. Da una parte si privilegia la libertà del poter disporre della propria vita come meglio si crede, dall'altra invece la sacralità della vita e la necessità dello Stato di salvaguardare la vita dei propri cittadini, anche se va contro le loro volontà. Tenetevi stretti alla sedia perché quanto sto per dirvi è assolutamente incredibile. Le principali posizioni a favore sono quelle dei progressisti e dei radicali. Contro si schierano la Chiesa e i conservatori, mentre i moderati, incredibilmente, non si schierano. Lo so, incredibile, ma è così. Cominciamo dalla Chiesa, istituzione da sempre a sostegno della vita e contro ogni tipo di violenza, che diverse volte si è espressa sul tema. In generale, potremmo semplificare l'opinione della Chiesa con la frase «La vita è stata donata da Dio e solo Lui può disporne». Potete trovare una rappresentazione dal vivo dei concepimenti guidati dal Nostro Signore su alcuni siti specializzati, tipo YouPorn. Ad esempio, il Cardinal Bagnasco ha definito una sconfitta grave e dolorosa per tutta la società la vicenda della morte di DJ Fabo. Ma d'altronde lo comprendo. Per un prete, vivere tutta la vita con un tubo nel culo è sinonimo di piacere e quindi ci sta che non comprenda fino in fondo le volontà del paziente. Anche il papa più moderno che ci sia si è rivolto ai medici dicendo che l'eutanasia è falsa compassione, non è libertà, è un crimine contro la vita, aggiungendo che si deve respingere la tentazione di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato. E la Madonna, tentazione! Vabbè, lo capisco, magari sei lì che ti fai un giro nel reparto dei malati terminali dell'ospedale, con la coda dell'occhio vedi un tetraplegico e dici, ma perché non si ringagli un po' di cianuro nelle vene? Quasi quasi, già che sono qui. Altri pareri negativi arrivano dalle associazioni legate al mondo del Family Day, che riassumeremo nelle parole del loro leader Gandolfini, che tuona affermando il rischio che la vita di un criceto valga più di quella di un essere umano e non condividerà mai la cultura dello scarto. Effettivamente anche io trovo allettante passare tutta la mia vita a rosicchiare semi di girasole mentre divoro i miei figli. Passando alla politica, i partiti che si sono schierati apertamente contro l'eutanasia sono Fratelli d'Italia, tramite la loro pacata leader Giorgia Meloni, che afferma che l'eutanasia è una sconfitta per la nazione, la vita è sacra! Posizione condivisa anche dalla Lega, che ad esempio tramite Salvini e Pillon la chiama suicidio di Stato. Rimango contrario al suicidio di Stato imposto per legge. Si può dire? Ah, non posso? Io lo dico lo stesso.
PD, 5 Stelle e Italia Viva fanno ciò che gli riesce meglio e nascondono la testa sotto la sabbia per la paura di perdere elettori, dichiarandosi a favore, ma non troppo. Sì, mo lo facciamo, eh. Cioè, ci siamo quasi, un secondo. Magari niente eutanasia, ma una roba tipo suicidio assistito, va bene? Ci votate ancora poi, eh? Magari troviamo anche un nome carino, tipo Spintarella verso Dio. Ah, come suona bene. Ci facciamo anche una campagna coi fiori, una roba caruccia, vedrete. Bello. Passiamo invece a chi si dice a favore dell'eutanasia. Qui, se vogliamo semplificare al massimo, si dicono a favore per il concetto di libertà di scelta e di qualità della vita. Il partito principale a sostegno sono i radicali. Quelli che non si incula nessuno e che se vi chiedessi un nome, probabilmente dovreste andare a googlare e arrivare fino a pagina 7. Sì, esistono anche altre pagine dopo la 3. Ad esempio Emma Bonino, eletta all'unanimità la politica col copricapo più orribile al mondo, sostiene il progetto Eutanasia Legale e inserisce l'eutanasia tra le battaglie da combattere. Vi sono poi diverse associazioni create apposta per combattere le battaglie dell'eutanasia, come l'associazione Luca Coscioni, creata allo scopo di promuovere le libertà di cura e di ricerca scientifica, sulla cui spinta è nato un intergruppo che riunisce i parlamentari di diversi gruppi politici a favore dell'eutanasia, che ad oggi rappresentano solamente l'8% dei deputati e il 6% dei senatori. Altre associazioni private si sono poi schierate negli anni a sostegno delle varie campagne organizzate, come ad esempio l'UAR, l'Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti, oppure l'associazione Libera Uscita. A questo punto ci chiediamo, che ne pensano gli italiani? Che ne pensano i bradipi sapienti? So che non aspettate altro di sapere la nostra opinione illuminata. Primo dato ce lo fornisce Eurispes col suo consueto mattonazzo annuale in cui sonda le opinioni degli italiani. In breve, il consenso all'eutanasia continua ad aumentare negli anni e è arrivato oggi al 75% di favorevoli, segnando una crescita costante visto che ad esempio 5 anni fa erano il 55%. Un altro dato ce lo fornisce un sondaggio SVG del 2019. Anch'esso ha attestato che negli anni la percentuale della popolazione italiana a favore di una legge che legalizzi e regolarizzi l'eutanasia si è aumentata e arrivi oggi ad una percentuale di 9 favorevoli su 10. Chi l'avrebbe mai detto? Io che pensavo che eravamo un popolo retrogrado del cazzo. Insomma, pare proprio che ci sia una propensione crescente da parte degli italiani ad approvare politiche aperte a qualche forma di eutanasia, il che probabilmente è anche dovuto agli ultimi casi che negli ultimi anni hanno portato maggiore attenzione e più informazione relativamente alla questione. Noi bradipi sapienti siamo fondamentalmente a favore di una legge che consenta eutanasia e suicidio assistito sotto determinate condizioni. Ma voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, è un tema che ci piacerebbe approfondire. Magari anche con altri video sul tema, proprio avanti, perché questo è stato già abbastanza pesante, tipo potremmo parlare di obiezione di coscienza, oppure di suicidio razionale. Aspetta un secondo, fammelo dire. Suicidio razionale, ovvero la scelta di morire senza malattie terminali. Per oggi sentiamo di avervi lasciato con un bel po' di interrogativi e quindi vi diamo appuntamento alla prossima volta con un bel aforisma di Piero Calamandrei che abbiamo trovato molto adatto all'occasione e che ho trovato googlando a caso aforismi sulla libertà su Google. La libertà è come l'aria. Ti accorgi di quanto valga nel momento in cui comincia a mancarti. Bella Oredi, abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se volete supportarci, iscrivetevi al canale o condividete questo video. Se avete domande, scrivetele nei commenti. E se volete un riassuntone, mo arriva il riassuntone. Ci sono diversi tipi di eutanasia. Si può causare direttamente la morte del malato, aiutarlo a togliersi la vita o evitare l'accanimento terapeutico lasciando che la natura faccia il proprio corso. Sono tre situazioni diverse da valutare attentamente sul piano etico. Come quando devi scegliere se comprare un Big Mac ma non sai se prendere un menu small, medium o large. So problemi. Nel mondo, diverse nazioni hanno già legalizzato l'eutanasia o provvedimenti simili, ma visto che non si parla della ricetta originale della carbonara, noi italiani arriviamo come sempre per ultimi e con le idee confuse.
In Italia in pochi si sono interessati realmente alla cosa, nonostante la popolazione si schieri largamente a favore di una regolarizzazione. Sarà forse che c'è una potente associazione con sede nel centro Italia che spinge per non affrontare il tema? E non sto parlando della squadra del pupone.